doppi auguri in casa Scuderia Il Grifone. Piloti, equipaggi e staff si sono ritrovati per il secondo anno di fila nello stabilimento di André Maurice per salutarsi in vista del Natale e fare un in bocca al lupo a tutti per le attività del 2023, a partire dal Rally di Monte Carlo Historique. Un appuntamento che si rinnova a quello a Casale Monferrato, dove la storica scuderia ha organizzato per il secondo anno di fila un momento di socialità tra tutti i componenti della squadra e contemporaneamente un'occasione per toccare con mano l'alta sartoria della zona. Grande fermento per una delle prime competizioni dell'anno, il Rally di Monte Carlo Historique. Durante la serata conviviale sono stati presentati gli equipaggi che parteciperanno il prossimo gennaio alla 25esima edizione. Ma gli appuntamenti che interessano la scuderia Il Grifone nel 2023 sono tanti altri. Sono qui in compagnia di Ermanno Keller e Roberto Ricci, un equipaggio, un neo equipaggio creato proprio quest'anno per il Rally di Monte Carlo Historique, ma in realtà due veterani, diciamo, della gara, della competizione. E quest'anno, ovvero nel 2023, parteciperanno appunto al Rally di Monte Carlo con una loro Audi 4 del 1981. Allora, Keller, vogliamo dire qualcosa riguardo questa vettura? Allora, è l'ultima, cioè la prima e anche ultima quattro ruote motrici ammessa al Rally di Monte Carlo, ed è il motivo per il quale l'ho presa. È dell'81, quindi è l'anno in cui è stata presentata, fatto per la prima volta il Monte Carlo. È una macchina preparata da gara, quindi è una gruppo 4 con circa 300 cavalli, quattro ruote motrici. Quindi noi facciamo la danza della neve. L'unica prova con la neve, siamo state una delle tre macchine che è arrivata in fondo. Ma come vi state preparando, come pensate di prepararvi, diciamo, a questa edizione del Rally di Monte Carlo? Allora, dunque, in realtà ancora non abbiamo iniziato la preparazione perché non sono ancora stati pubblicati i percorsi. E da lunedì inizieremo con la preparazione su carta, quindi studiare le strade, i punti di assistenza e tutte le cose inerenti alla logistica della gara. E poi successivamente dovremo fare delle ricognizioni sul percorso, perché la gara va preparata anche sul terreno di gara per avere una cognizione precisa nel momento in cui faremo la gara di cosa ci aspetta, di cosa abbiamo preparato. Ci prepariamo a una cosa comunque molto molto impegnativa. Io che non sono più un ragazzino, tutti gli anni dico questa è l'ultima, poi invece ne attacco ancora una. Questa è la 25esima edizione del Monte Carlo storico. In 24 edizioni hanno vinto 24 equipaggi diversi. Quest'anno noi puntiamo in alto, insomma, nel senso ci facciamo un pensierino, insomma, essere in cima alla classifica, se non proprio in cima, magari molto vicino alla vetta. Siamo qui in compagnia dei signori Gianni Chiesa e Tiziana Chiesa. Loro sono esattamente un equipaggio che parteciperà al Rally di Monte Carlo Historique, giusto? Giusto, giusto, per la prima volta. Non avevamo mai partecipato e dopo 2 anni che facciamo questo tipo di manifestazione abbiamo deciso di partecipare a questo Rally di Monte Carlo, che è una gara importante e speriamo di divertirci. Come vi state preparando? Sì, io sono terrorizzata. Cerchiamo di prepararci facendo qualche prova, ma sarà veramente molto difficile. Non siamo mai stati in queste zone, veramente ci raccontano piuttosto impervie. Tu, Gianni, hai, non lo so, delle ambizioni, degli obiettivi da questo rally? No, obiettivi è quello di arrivare in fondo, perché sono rally molto lunghi e quindi la macchina è vecchia, è una delle più vecchie, e quindi l'importante è arrivare in fondo. Poi bisognerà vedere come sarà il tempo, perché se ci sarà tanta neve diventa molto più difficile, e comunque l'unico obiettivo è quello lì, poi tutto quello che viene in più è l'importante, è divertirsi e che la macchina non si rompa, poi va bene. Cosa penserà il papà dall'alto a vedervi gareggiare nella stessa vettura? Oh, sicuramente sarà felice perché era la sua passione numero uno, quindi sono sicura che
ci guarderà con felicità. Siamo in compagnia di Nicola Vanzini, il vicepresidente della scuderia Il Grifone. Un anno veramente ricco di attività, vogliamo fare un po' il punto? Diciamo che è il primo anno ricco di attività proprio per il fatto che siamo rinati nel 2020 e sappiamo tutti che anno è stato. Il 2021 è stato un anno difficile lo stesso e il 2022 invece è stato un anno, diciamo, di rinascita vera della scuderia, ma anche un po' del motorismo in generale. Si cerca sempre di fare del nostro meglio. Quest'anno abbiamo, diciamo, l'asticella si è alzata un po' di più, abbiamo ottenuto quelle soddisfazioni che cercavamo, il titolo italiano nel trial 4x4, molti titoli di raggruppamento nella velocità in salita e nelle altre gare di velocità in generale anche in pista, un ottimo risultato nel Monte Carlo 2022 con un quarto assoluto dell'equipaggio a Iolfi Merenda, e le ragazze sono arrivate prime con il decimo posto assoluto, ma il prime al Monte Carlo, che quindi Alexia Giugni e Ornella Pietropaolo, è stato un grandissimo risultato perché mai delle donne erano arrivate così in alto al rally di Monte Carlo. Quindi è una grande soddisfazione. Questa è tra le altre, dopo ci sono la vittoria nel CIRM, molte vittorie in raggruppamento, abbiamo vinto tutti i raggruppamenti, quindi tante cose, veramente tante. Gli umori sono positivi, siamo partiti dall'essere in 8 e adesso siamo costantemente 64-65 soci. Se considerate che tre quarti corrono, quindi le possibilità di andare a vincere, di cogliere tanti successi si aumentano ovviamente, e noi ne siamo assolutamente contenti. Qui André Maurice, è arrivato anche un equipaggio che è diventato campione italiano di regolarità a media, ci troviamo infatti in compagnia di Paolo Concari e Cristiano Androvandi. Ecco, Paolo, con che vettura avete partecipato? Allora, quest'anno abbiamo corso con la nostra Lancia Delta 4WD. È un'auto che ha un passato glorioso, nel senso che è stata la prima Lancia a vincere il Mondiale Rally 4x4 nel 1987. È una macchina assolutamente performante, pur essendo nella versione stradale, quindi non ha nessuna preparazione specifica per correre rally, ma è una macchina perfettamente in ordine. Dunque, il campionato a media è composto da 6 gare. Le abbiamo fatte tutte, è coronato un successo e un percorso, e con Paolo abbiamo iniziato 2 anni fa circa, tutte e 2 da zero, quindi siamo cresciuti, io e lui, è sviluppato la vettura in questi 2 anni e ci ha portato veramente a questa grande soddisfazione. Vogliamo dire il vero segreto di questa vittoria? Il piccolo segreto è che ho un'amica psicologa, la mia mental coach, che mi ha dato 2 o 3 dritte su come mantenere la concentrazione in gara, quindi dall'inizio alla fine riesco a essere sul pezzo e le prestazioni effettivamente sono migliorate tanto. L'anno prossimo ci riproveremo e daremo il nostro massimo, sperando di riuscire nuovamente nell'impresa. È dura perché gli avversari sono bravissimi, sono tosti e dobbiamo essere più tosti di loro se vogliamo riuscirci. Oltre a parlare di motori, i componenti della scuderia hanno fatto un giro nel cuore pulsante dello stabilimento André Maurice, potendo vedere in prima persona come ogni giorno vengono creati capi di cashmere di altissimo pregio. Per il secondo anno la scuderia Il Grifone viene qui allo stabilimento di André Maurice, la famiglia di Andrea Scagliotti. Come mai questa collaborazione anche per il secondo anno? Tanto buonasera a tutti, principalmente perché c'è una familiarità con tutti i membri del club, ormai siamo diventati amici perché è la seconda volta che ci incontriamo e c'è molto feeling, non solo con i membri ma anche proprio per lo stile delle persone che compongono questo club, ed è in linea un po' con la nostra filosofia di stile, di approccio. Poi c'è anche una passione personale nell'ambito dei motori, quindi comunque questo aiuta. Una delle parti che gli equipaggi preferiscono è appunto il giro nello stabilimento. Ci può spiegare che cosa stanno vedendo proprio in questo momento? In questo momento stanno vedendo tutte le fasi di trasformazione da, diciamo, materia prima a prodotto realizzato.
È sicuramente per noi, beh, intanto un orgoglio poter ospitare le persone e far vedere questo che avviene qui in questa sede. Ed è sempre più importante per noi evidenziare il fatto che siamo un'azienda manifatturiera. E oggi, secondo me, la cosa fondamentale per differenziare e essere anche indipendenti da tante altre realtà o comunque tanti altri stati, il fatto di aver coltivato per ormai 100 anni la manifattura in questa sede e Made in Italy, quindi tutte persone, tra l'altro del territorio, che comunque ormai siamo una famiglia, e oggi sono convinto che sia uno dei valori più importanti che un'azienda può avere. Qui da André Maurice è arrivato anche Maurizio Rossi, un vero veterano della scuderia Il Grifone, che nella quale lui corre da ben, vuole dircelo lei? 40 anni, io la prima gara l'ho fatta nel 1982 con la scuderia Grifone, quella che era nel 1982, che è stata la grande scuderia con piloti importantissimi che hanno vinto vari campionati. Io ho vinto 2 trofei Italia Nord, 2 Italia Nord di rally, perché la mia specialità non è regolarità ma è rally, e poi ho iniziato a correre nel 2015. 2016 abbiamo vinto il campionato italiano, terzo raggruppamento di auto storiche, e poi ho continuato e quest'anno sono alla mia 12ª gara. Questa volta abbiamo qua due personalità, da una parte Vittorio Milani e dall'altra parte invece Danilo Scarcella. Cominciamo da Vittorio Milani. Allora, diciamo che intanto ci sono quanti anni di differenza tra di voi? Abbiamo 16 anni, giusto? E di qua? 75, quindi quasi 60. Ecco, diciamo che però sotto questo punto di vista abbiamo un esordiente e un pilota che ha tanto da insegnare. È tornato dopo 50 anni a correre in velocità, perché io ero 20 anni che correvo però nella regolarità. Dopo 50 anni sono tornato a correre anche in velocità. Vittorio Milani invece è un campione di quella che è la Smart E-Cup, una disciplina relativamente giovane. Ci vuoi spiegare un pochino di cosa si tratta? Sì, la Smart E-Cup è un campionato che è nato ormai 5 anni fa e si svolge con delle vetture smart elettriche fatte per andare in pista, ed è il campionato più importante a livello italiano, se non anche europeo, dopo la formula elettrica con vetture a motore non termico. Danilo, ha un consiglio da dare a un pilota giovane come Vittorio? È difficile dare un consiglio, perché lui è già bravissimo, è senz'altro nella guida, senz'altro più bravo di me. Sinceramente, semmai è lui che potrebbe dare a me dei consigli di guida. Comunque dobbiamo sempre ricordare che sono ben 11 rally Monte Carlo Historic. Come navigatore del rally di Monte Carlo, lì sì che potrei dare qualche consiglio. Io ormai sono un veterano, ovviamente mi sono dovuto aggiornare con i nuovi strumenti, con le nuove tecniche, eccetera, e lì forse qualche consiglio lo potrei dare. Marianna Ambrogi, direttrice sportiva della scuderia Il Grifone, che oggi si è trovata qui ad André Maurice e a presentare gli eventi del 2023. L'evento dell'anno, che per noi è il Rally di Monte Carlo, dove quest'anno saremo presenti con una squadra di 10 vetture perché tentiamo la vittoria di scuderia. Abbiamo 10 equipaggi forti, quindi insomma speriamo di iniziare il 2023 bene. Tra l'altro abbiamo appena intervistato il più giovane. Beh, diciamo che lui è fortunato perché nasce in una famiglia dove si vive di motorsport da sempre, quindi sia io che il papà, entrambi, e era un po', non dico forzato perché ho un altro figlio a cui invece non interessa niente, però lui, avendo la passione, abbiamo provato e vediamo poi, insomma, il primo anno è andato, vediamo di migliorare il secondo, se riusciremo a trovare il campionato giusto, perché poi alla fine ha 16 anni e quindi in effetti è ancora un po' piccino, insomma. Così, tra un flutto e uno stuzzichino, il Grifone si prepara all'anno che verrà e si prepara a volare alto.